Il lago d'Iseo è uno dei laghi più estesi del nord Italia ed è anche una delle mete più frequentate dai pescatori sportivi. Le sue ricche e pulite acque ospitano una grande varietà di pesce e il clima particolarmente favorevole permette di praticare la pesca sportiva per tutto l'arco dell'anno. Questa volta siamo andati in cerca di una preda tanto particolare quanto ambita, il coregone. Il coregone si pesca prevalentemente dalla barca e per questa uscita siamo stati accompagnati dal nostro amico Manuel, che è uno dei più profondi conoscitori del lago d'Iseo e soprattutto un esperto di pesca al coregone. Manuel è stato uno dei primi pescatori ad accertare la possibilità di pescare il coregone su questo lago con attrezzature sportive e oggi sono numerosissimi i praticanti di questa tecnica nata in Francia e in Svizzera e che poi si è diffusa anche in Italia. Il coregone o lavarello non è un pesce originario dell'Italia. Fu introdotto nel Lago Maggiore intorno alla metà del secolo scorso a scopo sperimentale, in considerazione del suo grande pregio alimentare e quindi in relazione ai risvolti economici che le popolazioni rivierasche, allora dedite prevalentemente alla pesca di tipo professionale, potevano ottenere. Il successo delle semine, quello relativo alla pesca professionale, fu tale che presto questa specie venne introdotta anche in altri laghi e oggi la ritroviamo in tutti i grandi bacini del nord Italia e anche in alcuni laghi del centro e del sud. Si pesca attivamente infatti anche nei laghi naturali di Bolsena, di Vico, di Nemi e in quelli artificiali di Campotosto e nel Cecita, in Calabria. Il coregone è un salmonide e questo spiega anche il suo pregio commerciale. È una specie quasi esclusivamente lacustre che solo nel periodo della riproduzione, che avviene in dicembre, si avvicina alle coste portandosi nell'acqua bassa dove il fondo è ghiaioso. Per il resto dell'anno vive in acque profonde al largo della costa, poiché ricerca costantemente acque con temperatura costante tra gli 8 e i 17 gradi centigradi. Ed ecco che l'ecoscandaglio di Manuel ha individuato un banco di coregoni a poco più di 31 metri di profondità. Non resta che ancorarsi e cominciare a preparare l'attrezzatura. Il coregone si pesca quasi esclusivamente alla sonda, un sistema ormai diffusissimo tra gli appassionati di questa pesca. Occorre una canna molto corta, ma estremamente sensibile e dotata di una lunga impugnatura in sughero che si appoggia alla spalla. Ci vuole poi un mulinello completamente diverso da quello delle altre tecniche di pesca. Al filo contenuto in esso si collega una catena di 5 particolarissime esche artificiali e un piombo di una decina di grammi. La prima abboccata non si fa attendere e Manuel, con grande attenzione, poiché il coregone ha una bocca delicatissima, inizia il recupero della prima cattura della giornata. Il coregone può raggiungere i 60 cm di lunghezza e i 3 kg di peso e ha un accrescimento rapidissimo. Si pensi che nel primo anno di età raggiunge i 20 cm di lunghezza. Si nutre quasi esclusivamente di zooplancton, ma specialmente in inverno anche di invertebrati e larve. La sua difesa è piuttosto vivace, soprattutto nelle ultime fasi della cattura, in cui si esibisce con salti e codate. Talvolta è durante questi momenti che si può slamare, per cui occorre avere sempre il guadino a portata di mano. Pur essendo un salmonide, la forma del corpo richiama alla mente un clupeide, ordine a cui appartengono la sardina e l'aringa. Ma la presenza della pinna dorsale adiposa come quella delle trote è una prova inconfutabile. Il coregone ha il capo e la bocca piccoli e i fianchi piuttosto compressi. La coda è profondamente incisa e le scaglie sono piccole ma ben visibili. Il colore va dal verde del dorso al grigio argenteo dei fianchi. Questi sono i caratteristici artificiali per il coregone che imitano delle larve di invertebrati bentonici. Si montano su ami ad occhiello storti e a punta rientrante, oppure dritti, ma sempre dorati. Ora Manuel ci mostra come realizzare questi artificiali. Bloccato l'amo sul morsetto, con un po' di colla cianoacrilica si ferma una strisciolina di plastica del colore desiderato sul gambo dell'amo stesso. Successivamente si avvolge la strisciolina lungo il gambo fino a metà della curva dell'amo. Le spire in plastica imitano alla perfezione i segmenti delle larve degli insetti e il risultato è sorprendente. Alla fine si blocca ancora con una goccia di colla e l'artificiale è pronto.
Il rosso di solito è il colore più catturante, ma in alcuni momenti stagionali vanno bene anche i colori più scuri e soprattutto il nero. Gli ami si montano su braccioli non più lunghi di 7 o 8 cm che si mettono sulla madre lenza ad una distanza di una cinquantina di centimetri l'uno dall'altro. Nella costruzione di una mettiera, questo il nome del particolare montaggio, si possono impiegare artificiali dello stesso colore, ma più spesso di colore diverso per avere varie possibilità. Comunque, gli ami montati con il rosso di solito hanno la prevalenza. Nel lago di Iseo la legge prevede un massimo di 5 artificiali per amettiera, in altri laghi è permesso un numero maggiore. Per i principianti però è bene non superare il numero di 5 esche per evitare di ingarbugliare la lenza. Questi sono i piombi da mettere all'estremità della mettiera per raggiungere il fondo. Un piombo da 10 grammi di solito è quello da preferire. Ed ecco una mettiera pronta per l'uso con la madre lenza avvolta sulla stecca di legno e gli artificiali applicati al bordo mediante la punta dell'amo. Un particolare del mulinello realizzato in lega d'alluminio. Per ogni giro recupera circa 50 cm di filo. La canna è delicatissima, sottile e in fibra di carbonio. La sua migliore dote è la sensibilità. Non occorre molta attrezzatura per il coregone, ma bisogna avere un buon numero di amettiere di scorta. Il nostro è un pesce volubile, quindi bisogna essere sempre pronti a cambiare il colore delle esche e la lunghezza della amettiera. Ma eccoci di nuovo in pesca con Manuel che cerca di stimolare i coregoni alla boccata facendo vibrare la catena di esche. Strike! Un altro pesce si è lasciato ingannare e Manuel inizia il lento recupero. Per avvertire la boccata del coregone occorre una grande sensibilità, poiché spesso più che una vera e propria tocca si avverte come un leggero appesantimento della punta della canna. Non è mai il caso di starci a pensare su e immediatamente bisogna rispondere con la ferrata. Talvolta accade che il coregone abbocchi dal basso verso l'alto. In questo caso la canna sembra appena alleggerirsi e anche qui occorre una prontissima ferrata. Il coregone è una specie tipicamente gregaria, cioè vive in gruppi composti da numerosi individui, per cui quando grazie all'ecoscandaglio si riesce a individuare un banco di pesce e la profondità a cui staziona, le abboccate possono ripetersi numerose. Il fatto di conoscere quanto filo recupera o rilascia il mulinello permette di sapere esattamente a quale profondità si trova la mettiera, semplicemente contando il numero di giri della ruota durante la discesa delle esche. La tipica posizione di pesca al coregone, che è del tutto particolare, permette la massima sensibilità. La canna diventa una vera e propria bilancia con la mano che tiene il mulinello nel punto di equilibrio. Qualsiasi perturbazione di questo equilibrio, come ad esempio una mangiata del coregone, viene perfettamente avvertita. Thank you.
Nel guadinare bisogna sempre fare molta attenzione e ricordare che sopra e sotto il pesce che si dibatte ci sono altri ami che potrebbero impigliarsi nella rete del guadino causando dei grossi garbugli ed enormi perdite di tempo per risolverli. Dunque, calma e molta precisione nell'usare questo indispensabile accessorio. Il coregone non si pesca solo alla sonda, come abbiamo visto fino ad ora, ma anche con un particolarissimo galleggiante costituito da due sfere di polistirolo unite da un'asta in plastica. Esso funziona come un galleggiante scorrevole e la canna è una normale bolognese. Nulla cambia nel resto della lenza. Anche l'azione è identica a quella per la normale pesca con lo scorrevole. Dopo aver lanciato, la lenza va a posizionarsi alla profondità determinata dal pescatore e si attende la boccata. Chi non ha mai visto la segnalazione di questo galleggiante può rimanere sorpreso perché è veramente particolare. Un dondolio che avverte il pescatore che un coregone è pronto per essere salvato. Anche in questo caso la ferrata deve essere immediata e il recupero, essendo dotati di una canna più lunga che ammortizza meglio le fughe del pesce, risulta anche più facile che con il cannino. Manuel è già pronto con il guadino, ma questo coregone, una volta giunto in superficie, comincia a fare il matto e, per non correre il rischio di impigliare la rete nella mettiera, aspetta con pazienza che il pesce si arrenda definitivamente. L'ecoscandaglio continua a segnalare la presenza dei coregoni e Manuel ne approfitta per effettuare ancora qualche cattura. Il coregone non deve essere confuso con la bondella, che è un pesce molto simile ma che fu introdotto in Italia solo nel 1950. Oggi la bondella si può trovare nel Lago Maggiore e di Como. Si distingue dal coregone vero e proprio per la bocca posta in posizione più terminale, per le pinne pettorali più lunghe e per alcune differenze sostanziali nel ciclo riproduttivo che avviene più tardi rispetto al coregone. La bondella poi non si porta mai in acqua bassa, nemmeno per la riproduzione, che avviene sempre oltre i 35 metri di profondità. Tra il coregone e la bondella vi sono poi differenze notevoli per quanto riguarda la taglia massima raggiungibile, che per la seconda non è mai oltre i 40 cm di lunghezza e i 2 kg di peso. Anche la durata media della vita è notevolmente diversa, perché per il coregone è di circa 7 anni, mentre la bondella sembra che non superi i 4 anni di età. La tecnica di pesca comunque è pressoché identica. We'll be right back.
Le mangiate sono improvvisamente cessate. Si tenta dunque di cambiare le esche con altre di diverso colore per capire se la ragione è questa. Come abbiamo già detto, il coregone è lunatico come nessun altro pesce e un cambio d'esca può avere effetti sorprendenti. In effetti, riprendono le abboccate dopo pochi minuti. Con molta probabilità i coregoni rispondono alle esche che hanno un colore simile alle larve che in quel momento trovano come cibo naturale, tanto che se vi è una schiusa di larve nere, raramente capiterà di prendere un coregone su un'esca di colore diverso. Ecco quindi l'importanza di osservare attentamente su quale colore si hanno le abboccate di volta in volta e di disporre di un certo numero di ammettiere pronte per l'uso. Sul lago d'Iseo le zone più famose per la pesca dei coregoni si trovano nel tratto compreso tra Clusane e Iseo in sponda bresciana, di fronte all'abitato di Predore che si trova su quella bergamasca. I punti migliori si individuano facilmente osservando le imbarcazioni ancorate con i pescatori muniti dei corti cannini da coregone. La presenza di vento, soprattutto proveniente da nord, non è un fattore positivo per la pesca del coregone, che preferisce acque piatte e calme. Quale tipo di rapporto ci sia tra il vento e un pesce che vive ad oltre 30 metri di profondità è molto difficile da dire, ma l'esperienza dei pescatori di coregoni è questa. La taglia dei coregoni di questa zona del lago d'Iseo è molto varia. Di solito la misura media è quella dei pesci catturati in questa uscita di pesca, ma ci sono alcuni periodi dell'anno in cui si catturano pesci di taglia decisamente maggiore, con medie oltre il chilo di peso. Il periodo stagionale gioca un ruolo fondamentale e Manuel ha osservato che i coregoni tendono a formare banchi con individui più o meno della stessa misura, che in periodi diversi si portano nelle zone classiche di pesca. Molto probabilmente questi pesci formano gruppi di individui della stessa età, che quindi hanno anche la stessa taglia. Il cannino si piega ancora sotto la trazione di un altro pesce. Il cambio di esche ha veramente risolto la situazione. Questa zona del lago è molto ricca di coregoni e Manuel assicura che è molto difficile effettuare delle uscite a vuoto, anche se può capitare di avere qualche giornata, come dire, storta. Ci sono momenti invece in cui le mangiate si susseguono, ma è bene ricordarsi che chi pesca per sport deve capire quando è il momento di smettere. È bene autolimitarsi, anche se il coregone non è certamente un pesce in pericolo di estinzione. Infatti ha una prolificità notevole. Le femmine depongono circa 40.000 uova per ogni chilo di peso corporeo. Nel periodo riproduttivo, i coregoni evidenziano dei caratteristici bottoni nuziali, delle piccole escrescenze sulla superficie del corpo più evidenti nei maschi che nelle femmine. Un fenomeno comune anche ad altre specie ittiche. Il particolare pregio di questa specie ittica ha fatto sì che fossero emanate norme di protezione durante il periodo della riproduzione e particolari regole riguardo al numero di capi catturabili e all'attrezzatura impiegabile. Prima di andare a pescare, dunque, occorre informarsi esattamente sulle regole in vigore nei vari laghi, che possono differire anche sostanzialmente da zona a zona.
La barca per la pesca del coregone non deve rispondere a particolari requisiti, ma è importante che il pozzetto sia ampio per dare la possibilità a più persone di pescare senza difficoltà. Nei momenti in cui il coregone abbocca frequentemente, può essere normale il fatto di avere un pesce in canna in due pescatori contemporaneamente. Poiché l'attrezzatura e l'azione di pesca sono tali da lasciare una certa libertà al pesce durante le sue fughe, bisogna che i due pescatori abbiano la possibilità di allontanarsi l'uno dall'altro per evitare che durante le operazioni di recupero si ingarbuglino le due lenze impegnate. In ogni caso, anche se i laghi non hanno la stessa pericolosità del mare, bisogna che la barca disponga dell'equipaggiamento di sicurezza previsto dalla legge. Capita talvolta di doversi allontanare molto dalla riva per raggiungere i banchi di coregoni e la prudenza non è mai troppa. Ultima cattura prima di lasciare questa stupenda perla delle Prealpi. Ancora un bel coregone, uno dei pesci d'acqua dolce più affascinanti e misteriosi.